Apro il collegamento con l'avvocato Marco Soffentini, esperto di privacy e diritto delle nuove tecnologie, un nostro docente Ethos Academy, davvero storico, un guru della privacy, è già lì che sorride, sornione, ma lui sa che io lo presenterò in modo rocambolesco, come sempre, e teme le mie presentazioni. Ma per fortuna, il tema è attualissimo, appunto, l'abbiamo Abbiamo già già anticipato anticipato perché perché è il tema del momento, cioè l'impatto privacy delle soluzioni anticontagio nella videosorveglianza urbana. E non è solo l'impatto che ha avuto nel periodo emergenziale, ma soprattutto verso la normalizzazione. Come gestirà non solo l'Europa, ma anche l'Italia questa situazione? Queste licenze che abbiamo avuto, quanto dureranno e fin dove si spingeranno, anche in previsione di una, non vogliamo portare iella, però possibile ondata di ritorno che tutti, insomma, aspettiamo con una certa apprensione, soprattutto con l'apertura delle scuole. Marco, se sei in linea, ti lascio parlare. Grazie, Ilaria. Devo dire che i temi toccati che ho sentito fino ad ora sono di estrema attualità, è ovvio, e di privacy ne abbiamo sentito parlare tantissimo in questo periodo. Diciamo che la normativa è stata messa sotto stress, si può dire, in quanto ha dovuto mostrare la sua tenuta di fronte a una situazione di emergenza dove diversi diritti costituzionalmente garantiti si sono trovati, diciamo, su un piatto della bilancia e si sono dovuti pesare in un determinato modo. Preliminarmente, Ilaria, un ringraziamento sempre comunque agli organizzatori e alle tante persone presenti. Non ti nascondo che è nettamente più bello avere un contatto diretto con le persone, però questa tecnologia ci consente di rimanere sul pezzo e anche di mantenere un contatto reale. Ora, il vostro tema dell'impatto privacy delle soluzioni anticontagio nella videosorveglianza urbana, quando mi è stato proposto, mi ha incuriosito perché effettivamente implica parlare di videosorveglianza urbana, parlare anche della videosorveglianza urbana integrata, considerati i vari attori che sono intervenuti anche nell'emergenza coronavirus, e parlare dell'utilizzo, limitatamente agli strumenti videosorveglianza, per il contrasto a questa emergenza sanitaria. Allora ho pensato di realizzare delle slide dove vedremo e parleremo della videosorveglianza urbana integrata con un occhio anche all'utilizzo di questi strumenti in questa fase di emergenza e quindi di fatto a dei trattamenti di dati personali nuovi, diversi, e cercheremo di capire insieme in che modo possono essere realizzati rispettando i principi dell'ordinamento. Quindi vedremo le normative che si applicano, i principi, vedremo dei casi concreti. E alla fine daremo risposta a qualche fenomeno che abbiamo assistito in questo periodo, vedi l'uso dei droni per controllare gli assembramenti o l'uso di telecamere per verificare se qualche soggetto si era allontanato dal periodo di quarantena. Allora io condivido lo schermo, così vediamo le slide che ho preparato. Allora, quindi, eccoci qui. A questo punto dovreste vedere la condivisione. Sì, noi li vediamo Vedete? benissimo. Benissimo, perfetto, ottimo. A questo punto, eccoci qui, perfetto. Volevo iniziare con un'affermazione fatta dal già presidente dell'autorità garante Franco Pizzetti. E lui ha fatto questa dichiarazione. Da quando il 31 gennaio 2020, con delibera del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato lo stato di emergenza per l'epidemia coronavirus,
si è aperta nell'ordinamento italiano una fase molto caotica di procedimenti normativi legati alla lotta a tale emergenza, che pone numerosi problemi di rapporto fra le fonti dell'ordinamento e quel che più conta di tutela o compressione dei diritti fondamentali dei cittadini. Si tratta di una dichiarazione che ho tratto da una rivista online che ha raccolto le dichiarazioni del professor Pizzetti, utile perché ci aiuta a introdurci sul tema della privacy quale ostacolo al contrasto all'emergenza Covid, la privacy vista come un impiccio e quindi un qualche cosa da mettere da parte. Abbiamo sentito durante il periodo di lockdown dire ispiriamoci al modello coreano, ispiriamoci al modello cinese. Sappiamo che si tratta di ordinamenti giuridici ben diversi dai nostri e dove non ci sono certe garanzie. E professor Pizzetti tocca due temi, uno che non affronterò in questa sede, che è più di diritto costituzionale, quindi i tanti DPCM che sono stati emanati nel corso dell'emergenza e ancora oggi vengono utilizzati, dall'altro il tema dei rischi inerenti al trattamento, cioè di quegli impatti negativi sui diritti, le libertà fondamentali o la dignità dell'interessato. Qui gli interessati siamo tutti noi cittadini coinvolti in questa emergenza che possiamo essere ripresi da telecamere o altri strumenti video. Questa dichiarazione di Pizzetti mi consente quindi già di introdurre un argomento, e cioè quella che è la posizione dell'autorità garante in questa fase, la quale ha detto fin dall'inizio l'emergenza coronavirus può essere gestita conformemente alla disciplina sulla privacy, al nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati, al codice privacy così come modificato dalla 101/2018 e così a tutte le altre normative di settore, rispettando ovviamente alcuni principi. Lo vedremo tra breve. Uno di questi principi sul quale l'autorità garante ha insistito molte volte è quel principio di proporzionalità. Questo perché? Perché è evidente che gli strumenti video oggi hanno una potenzialità enorme e hanno sentito parlare di videoanalisi, ho sentito parlare di intelligenza artificiale, ho sentito parlare quindi di algoritmi sempre più evoluti. È evidente che si tratta di tecnologie in grado di invadere in maniera enorme, massiva, i diritti e la libertà fondamentale degli interessati. Oggi toccherò anche in questo primo intervento le linee guida dei garanti europei, nel secondo intervento ne parlerò in maniera pochino più dettagliata, però si evidenzia proprio questo aspetto. Oggi i trattamenti di dati attraverso gli strumenti video possono essere fatti benissimo, bisogna però progettarli secondo un principio che si chiama della privacy by design e by default. Perché dico questo? Beh, dico questo perché, se vedete, ho portato qualche esempio in questa slide. Abbiamo avuto telecamere urbane utilizzate da parte della polizia locale per verificare se si trovavano in giro soggetti sottoposti alla quarantena. Abbiamo visto l'utilizzo, e letto anche sui giornali, di droni utilizzati per cercare chi ne aspettava la quarantena, verificare gli assembramenti, e poi si trattava magari di immagini molto dettagliate che riprendevano esattamente anche il volto, le persone presenti sui balconi delle proprie abitazioni, comunque con una qualità estremamente elevata. Abbiamo visto le famosi termoscanner, oramai sono diventati uno strumento abbastanza diffuso. Ti rechi presso un'azienda, trovi questo sistema su un totem che ti chiede di avvicinarti, ti controlla la temperatura e a quel punto ti fa, ad esempio, accedere all'azienda.
E lo stesso sistema è dotato molte volte di un algoritmo di face detection che consente di verificare se indossi o non indossi la mascherina. Queste sono alcune delle applicazioni in tema di Covid da parte della tecnologia a contrasto dell'emergenza sanitaria. E allora vedremo un attimino come possono essere utilizzati, quali sono stati gli errori fatti fino ad ora, cosa ha detto l'autorità garante. E dall'altra parte, se abbiamo degli strumenti, c'è chi utilizza questi strumenti. E se parliamo di videosorveglianza urbana, i soggetti sono sempre loro. Cioè abbiamo da una parte la polizia locale e dall'altra le forze di polizia a competenza generale, che sappiamo benissimo che a livello di disciplina privacy, ben diversi. Possiamo dire che è prerogativa essenziale della polizia locale la tutela della sicurezza urbana. E delle forze di polizia generale una tutela della sicurezza pubblica. E nella videosorveglianza urbana integrata, con il famoso decreto Minniti e poi le linee generali, mano a mano emanate, quelle del gennaio del 2018 e poi del luglio dello stesso anno, ci hanno spiegato in che modo questi soggetti possono interagire. E quindi i famosi patti per la sicurezza e poi il famoso progetto per la videosorveglianza urbana integrata che deve rispettare anche la disciplina privacy. Lo dicevo, non possiamo non affrontare questo tema se non abbiamo ben chiaro quali sono i principi che devono essere rispettati anche in un momento di emergenza sanitaria. Perché questi principi devono essere bilanciati e deve essere fatto quel giudizio di bilanciamento in maniera tale sempre da garantire i diritti delle persone, quindi diritto alla salute da un lato e diritto alla riservatezza, alla protezione dei dati dall'altro. E qui abbiamo le principali fonti normative del nostro ordinamento. E oltre al ben noto regolamento europeo sulla protezione dei dati, che a partire dal 25 maggio 2018 ha cambiato, e questo è bene ripeterlo ancora una volta, l'approccio anche mentale. Ricordiamoci, lo toccherò anche tra breve come argomento, quando io devo progettare un impianto, ma questo vale sia per la videosorveglianza urbana integrata, qualora devo realizzare un progetto di videosorveglianza, vale anche per un impianto comunque di videosorveglianza normale, tradizionale, devo sempre ricordarmi di poter dimostrare il rispetto del principio dell'accountability, un principio di responsabilizzazione. Che cos'è questo principio? Questo principio, regolato dagli articoli 5 e 24 del regolamento europeo, mi dice sostanzialmente questo: tu, titolare del trattamento, devi dimostrarmi di aver adottato misure organizzative, tecniche, fisiche di sicurezza idonee, adeguate a gestire i rischi inerenti al trattamento. Ecco quindi che abbiamo dei concetti fondamentali. Io devo sempre tenere presente quali sono i trattamenti che vado ad effettuare, quali sono le tipologie di dati che andrò a trattare, quali sono le categorie di soggetti. Pensate alla polizia anche locale che utilizza delle bodycam nella sua attività. Questi sono dei sistemi di ripresa video. Caratterizzate da una grande riservatezza dei dati e delle immagini che contengono. Ci potranno essere riprese persone coinvolte in reati, vittime e quindi situazioni estremamente delicate e dove la riservatezza e la sicurezza quindi del dato deve essere provata in maniera tecnica e scientifica. Ecco quindi l'utilizzo di delle ISO, il riferimento a pratiche accertate da organismi, un'analisi del rischio. Ecco, questo lo vedremo tra breve come il regolamento europeo
ha questa caratteristica di dire al titolare: tu devi in ogni cosa che fai dimostrarmi di aver adottato determinate accortezze. E ora vedremo quali sono queste accortezze. Parlando della videosorveglianza urbana, però abbiamo una disciplina specifica, abbiamo una disciplina dedicata ai trattamenti cosiddetti di polizia. Questi sono stati disciplinati da una direttiva. Ecco, vedete anche qui il regolamento, norma generale direttamente applicabile in tutti gli stati membri, mentre sugli aspetti di polizia una direttiva, cioè un atto legislativo che deve essere recepito dai singoli stati. L'Italia l'ha fatto recependo questa direttiva nel decreto legislativo 51 del 2018, e tra breve su questo ci torniamo perché è molto importante. Ovviamente ho voluto riportare anche altre fonti che devono essere prese sempre in considerazione, non vanno mai dimenticate: il nostro codice privacy, così come modificato dal decreto legislativo 101-2018. Perché è importante? Ma se pensiamo in sede di progettazione ad un sistema di videosorveglianza anche integrato, io probabilmente dovrò attribuire un'autorizzazione ad accedere ai dati a certi soggetti che ricoprono certi ruoli, che hanno delle funzioni speciali, e quindi sarà opportuno fare una lettera di autorizzazione al trattamento ai sensi del combinato normativo di quell'articolo 29 del regolamento europeo, per intendersi la vecchia nomina incaricato interno, e 2/4 del decreto legislativo 196/2003 come modificato dalla 101/2018, e quindi realizzare una lettera di autorizzazione assimilabile, giusto per fare sempre un paragone, a una vecchia nomina al responsabile interno. E poi attenzione, non dimentichiamoci allo statuto dei lavoratori, il tema della videosorveglianza comunque vede sempre questo tema legato all'articolo 4 sul controllo a distanza. Un tema delicato, perché se anche rimanendo in ambito pubblico il municipio, la casa comunale, intende realizzare un sistema di videosorveglianza, diciamo, dei propri ambienti di lavoro, dovrà sicuramente prendere in considerazione anche il rispetto di questa disciplina. E poi, se parliamo di sicurezza urbana, non possiamo dimenticare il provvedimento dell'autorità garante in tema di videosorveglianza dell'8 aprile 2010. Un provvedimento ancora attuale, importante, certo, da aggiornare e declinare a quelli che sono i nuovi principi. Lo vedremo tra breve: non c'è più la verifica preliminare, ma è sostituita dalla valutazione di impatto privacy, che tra breve vedremo essere il principale, il fondamentale, cosiddetto accountability tools, cioè elemento per dimostrare di aver fatto tutta una serie di valutazioni e dimostrare all'autorità che io ho tutelato i diritti, le libertà fondamentali, la dignità dell'interessato in maniera adeguata. E poi vedremo anche questo concetto di adeguatezza, come si può dimostrare. È importante, sempre in tema di videosorveglianza urbana, perché qui troviamo la famosa disciplina delle famose note fototrappole, anche queste molto utilizzate da parte dei comandi delle polizie locali di vari comuni per contrastare il fenomeno non solo delle discariche abusive, ma anche del mancato rispetto delle ordinanze comunali sullo smaltimento dei rifiuti. E sappiamo bene che io posso mettere queste telecamere, ma devono essere comunque avvertite e segnalate in una determinata maniera, secondo quanto prescrive il provvedimento 8 aprile 2010. E poi la novità. Ecco, questa è una delle novità che ci sta, diciamo, che ha riguardato il mondo video, e sono le linee guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. L'European Data Protection Board a gennaio 2020, dopo un periodo di consultazione pubblica, ha rilasciato delle linee guida sul trattamento dei dati personali attraverso gli strumenti video. Questo è il nostro quadro di riferimento, e vorrei proprio partire da questa ultima fonte normativa, perché se le andiamo a
prendere, notiamo subito che ci dice il Comitato europeo, queste linee guida hanno la finalità, lo scopo di mostrare in che modo possiamo applicare il regolamento europeo sulla protezione dei dati per i trattamenti video. E tutti gli esempi che vengono riportati solo a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, però ci saranno utili per coglierne la ratio legis, per capire quindi i ragionamenti che devono essere fatti sui singoli casi concreti. Ho estratto da questo provvedimento quelle parti che più ci interessano con un impatto sulla videosorveglianza urbana integrata. A un certo punto, al punto 10, ecco che ci introducono proprio la direttiva 2016 numero 680. Questa direttiva è stata partita dal decreto legislativo 51. Allora, che rapporto c'è tra il regolamento europeo sulla protezione dei dati e questa disciplina? Questo perché io so bene che in un progetto di videosorveglianza urbana integrata dovrò parlare di questa disciplina in primis e poi applicare laddove ci sono degli spazi bianchi il regolamento europeo. Il rapporto che c'è tra il decreto legislativo 51-2018 e il Regolamento europeo sulla protezione dei dati è quello che in gergo giuridico si definisce un rapporto di lex specialis derogat lex generali. Sostanzialmente devo prendere come base di riferimento il decreto legislativo 51-2018 e sulla base di quello che c'è scritto costruire il mio progetto di videosorveglianza. Se andiamo a vedere il contenuto di questa normativa, vedremo subito come per certi versi molto simile al regolamento europeo e non dice nulla di nuovo. Proviamo a prendere l'articolo 15 di questa normativa sugli obblighi del titolare del trattamento, che quindi titolare abbiamo detto sono le forze di polizia. E ci dice il titolare del trattamento tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato in conformità alle norme del presente decreto. Se andiamo a prendere questa norma e la mettiamo a confronto con l'articolo 32 del regolamento europeo, noteremo una grandissima somiglianza. Questo perché? Perché la filosofia di fondo del decreto legislativo 51-2018 è sempre l'ottica dell'accountability. Quindi io dovrò sempre in sede di videosorveglianza, in sede di progettazione, individuare con estrema attenzione i trattamenti che intendo effettuare. Intendo effettuare una lettura targhe per verificare i rispetti assicurativi, per verificare il rispetto del codice della strada, benissimo, compiti chiaramente istituzionalmente assegnati alle polizie locali, ma io posso anche avere la necessità di far accedere i carabinieri, la polizia di Stato, diciamo la Guardia di Finanza, alle immagini delle targhe per fare una ricerca per finalità di sicurezza pubblica. E coronavirus ha portato a fare dei trattamenti completamente nuovi, dovuti a una situazione straordinaria che si è creata in questo momento. L'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 51-2018 dice: questo decreto lo applichiamo a trattamento intero o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato
automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio ad esso destinato, svolti dalle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, inclusa la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Come vedete, sono i cosiddetti trattamenti di polizia e riguardano sia trattamenti automatizzati che non automatizzati. Quindi, nel momento in cui io realizzo un progetto, lo ripeto, devo prendere come base di riferimento questa disciplina e poi iniziare a valutare i trattamenti che ne conseguono. E il principio dell'accountability, che quindi abbiamo detto, riguarda anche il decreto legislativo 51 2018. L'accountability riguarda anche le forze di polizia, quindi devono anche loro dimostrare di avere configurato i propri sistemi in maniera tale da rispettare i diritti e la libertà fondamentale degli interessati. Quali sono, come si concretizza il principio dell'accountability? Quali sono gli aspetti che un'autorità va a verificare qualora sia capitato un data breach, ad esempio? Oppure ci sia una segnalazione da parte di un interessato. Questi principi che sono indicati nell'articolo 5 del regolamento europeo, ma ripresi anche dal decreto legislativo 51-2018, li ho riportati in maniera schematica in questa slide e ne commenteremo qualcuno che ha avuto poi anche una sua applicazione in tema di misure a contrasto dell'emergenza coronavirus. Di sicuro il primo principio è il principio di liceità. Il principio di liceità vuol dire rispettare tutte quelle normative che abbiamo visto prima e vuol dire anche effettuare dei trattamenti improntati a un principio di correttezza e trasparenza, due principi giuridici che vengono applicati molto spesso e trattamenti per dimostrare in un certo modo la buona fede, l'utilità del trattamento in essere. Di questo abbiamo la limitazione della finalità, la minimizzazione. Ecco, il principio di minimizzazione significa sostanzialmente per quanto tempo conservo le immagini. E sappiamo bene che nella videosorveglianza urbana, per sicurezza, ai fini di sicurezza urbana, le immagini le conservo tendenzialmente per 7 giorni, ma questo non vuol dire che, a prescindere dai patti per la sicurezza della videosorveglianza urbana integrata, una forza di polizia locale non possa conservare le immagini per un tempo superiore nel momento in cui gli è arrivata una richiesta da parte di un'altra forza di polizia a competenza generale. I dati devono essere anche ben protetti. Mi soffermo un po' sull'integrità e la riservatezza, perché è stato toccato questo tema, ho visto anche in precedenza. Abbiamo visto poco fa l'articolo 15 del decreto legislativo 51 del 2018, che dice che devi mettere in atto tu titolare delle misure tecniche e organizzative di sicurezza adeguate a gestire rischi. Ecco quindi che l'analisi della riservatezza, dell'integrità dei dati, di come sono custoditi nei propri server, di come vengono trasmessi, diventa fondamentale per dimostrare proprio il principio di responsabilità, cioè di aver fatto le cose in un determinato modo. E ora vedremo che questo tipo di attività, con gli strumenti tecnologici, quando ad esempio prevedono l'utilizzo di intelligenza artificiale, vediamo il riconoscimento facciale o altro, richiedono la realizzazione di una valutazione di impatto privacy. Tra l'altro, valutazione di impatto privacy che molto spesso e quasi sempre è richiesta anche a corredo di un progetto di videosorveglianza urbana integrata quando lo si presenta per essere esaminato. Qual è l'altra grande novità? Se abbiamo detto che il principio ispiratore di tutta la disciplina in tema di protezione dei dati e anche in tema di videosorveglianza urbana e principio dell'accountability, abbiamo capito che qualsiasi cosa venga fatta dalle forze di polizia locali o dalle forze di polizia a competenza generale, comunque devono essere fatte in maniera tale da dimostrare il rispetto di quei principi che abbiamo visto poco fa alla luce di quella normativa.
E come posso dimostrare che ho comunque preso in considerazione i rischi inerenti al trattamento, cioè quei possibili impatti negativi sui diritti e le libertà fondamentali dell'interessato? Beh, fino al 25 maggio 2018, in tema di videosorveglianza, bisognava presentare, quando il trattamento rientrava in uno dei casi previsti dal provvedimento 8 aprile 2010, vedi ad esempio i sistemi intelligenti, o comunque presentava un rischio elevato sui diritti e le libertà delle persone, bisognava presentare una verifica preliminare. Questa verifica preliminare si trattava di pagare dei diritti, presentare un'istanza all'autorità garante e attendere che l'autorità rilasciasse la sua autorizzazione. Proprio il principio dell'accountability ha tolto questa burocrazia. E ha fatto forse una delle rivoluzioni più importanti, perché è stata sostituita da una valutazione di impatto privacy, da quella che in gergo tecnico si chiama una Data Protection Impact Assessment. Disciplina prevista dagli articoli 35, poi vedremo 36 a cosa si riferisce del regolamento europeo, ma anche dall'articolo 23 e 24 del decreto legislativo 51-2018. È un'attività, e lo vediamo tra breve, che deve l'autorità garante nelle sue comunicazioni a livello, diciamo, di diffusione e consapevolezza della nuova disciplina, ha spiegato proprio come si è passati dalla verifica preliminare a un controllo preventivo dell'autorità garante a una valutazione di impatto privacy. Valutazione di impatto privacy che dovrà essere condotta secondo determinati canoni, lo vedremo tra breve, secondo determinati schemi e deve essere corredata da una valutazione del rischio. Questo è uno degli elementi fondamentali che molte volte viene, diciamo, dimenticata o non presa nella dovuta considerazione. Perché? Perché quella norma che abbiamo visto prima, il 36 del regolamento europeo, o il 24 del decreto legislativo 51-2018, ci dice sostanzialmente che qualora tu titolare all'esito della tua valutazione sui rischi inerenti al trattamento, analizzando le singole minacce, ti risulti un rischio residuo elevato, non accettabile, insomma, hai il dovere, se intendi proseguire, di presentare di chiedere un parere consultivo all'autorità grande. E quindi cerchiamo di capire gli elementi fondamentali. Non abbiamo tutto il tempo per fare un'analisi, per dire, dettagliata, ma probabilmente meriterebbe veramente soffermarsi quasi esclusivamente sulla valutazione di impatto privacy, perché abbiamo detto che rappresenta uno dei principali accountability tools. È un elemento fondamentale perché in sede di progettazione e sviluppando la valutazione di impatto privacy che inizia a costruire quel trattamento secondo i principi della privacy by design e by default, che sappiamo essere due principi basilari e fondamentali per dimostrare di aver configurato un sistema in maniera tale da rispettare la disciplina per impostazione predefinita o addirittura automatica. E quindi vediamo che cos'è questa valutazione di impatto privacy, che è obbligatoria anche nei trattamenti per finalità di polizia e contenuta anche nel decreto legislativo 51-2018. Consiste in una procedura finalizzata a descrivere il trattamento, valutarne necessità e proporzionalità. Ecco, state attenti, proporzionalità. Quando arriveremo in fondo a questa mia breve presentazione, darò la risposta di quei droni utilizzati per rilevare sostanzialmente assembramenti o meno, e vedremo che cosa ha detto l'autorità garante. Valutare necessità e proporzionalità e facilitare la gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro dati personali attraverso la valutazione di tali rischi e la definizione delle misure idonee ad affrontarli. Il rischio, che ho riportato una serie di definizioni di rischio,
Prendiamo l'ultima, che è comunque quello che ci interessa poi come concetto quando andiamo a sviluppare proprio una valutazione del rischio vera e propria, è data dalla combinazione della probabilità e delle conseguenze del verificarsi di un particolare evento pericoloso. Il rischio. Introduco una delle linee guida più importanti in tema di valutazione di impatto privacy. Molto spesso ci siamo chiesti, soprattutto all'indomani del 25 maggio 2018, va bene, ma come realizzo questa valutazione di impatto privacy? Cosa ci scrivo? All'epoca l'articolo 29, Working Party 248, è intervenuto dando delle indicazioni. Sono utili quelle linee guida perché nell'ultima pagina contengono, come dire, quasi una checklist o quantomeno uno schema di punti che devo toccare per arrivare in fondo a una valutazione del o dei trattamenti in esame. E il rischio, ci dice Working Party, è uno scenario che descrive un evento e le sue conseguenze, stimati in termini di gravità e probabilità. Per farvi capire e fare un esempio concreto, vi ho parlato poco fa delle body cam, è un esempio che aiuta anche a cogliere la delicatezza delle immagini che sono contenute, non solo perché sono destinate a entrare in un procedimento penale, probabilmente, ma perché contengono immagini sicuramente delicate, di estrema riservatezza. E pensate alla gente che rientra dal suo servizio, pone la sua bodycam sulla docking station e da lì parte un collegamento, magari in cloud, di memorizzazione dei dati. Beh, io devo aver fatto una buona valutazione, sapere dov'è questo cloud, da chi è gestito, quali sicurezze mi dà. Perché? Perché è evidente che immagini così delicate, qualora venissero, ci fosse un data breach di qualsiasi natura e venissero magari diffuse, avrebbero un impatto gravissimo sulla dignità e i diritti di quell'interessato, di quella persona. Ecco quindi che la gestione dei rischi è un elemento basilare fondamentale, proprio anche nella videosorveglianza urbana, anzi direi che abbiamo qui dei dati estremamente delicati. E la gestione dei rischi è definita, sempre da parte di Working Party, come l'insieme delle attività coordinate volte a indirizzare e controllare un'organizzazione in relazione ai rischi. E a quali rischi si riferisce la normativa privacy? Quindi l'articolo 35 del regolamento europeo e l'articolo 23 si riferiscono ai diritti e alle libertà fondamentali delle persone fisiche. E cosa si intende per diritti e libertà? Beh, si intende, come ha spiegato anche l'autorità garante, i diritti alla protezione dei dati e alla vita privata, ma anche altri diritti fondamentali, che oltre ad essere il diritto alla libertà di parola, di pensiero, pensate proprio alla libertà di circolazione. Gli strumenti video hanno la caratteristica di comprimere questo diritto di libertà di circolazione, ecco quindi da qui tutta quella normativa che a volte non si comprende come il tema del bilanciamento degli interessi viene realizzato attraverso i famosi cartelli della videosorveglianza. Abbiamo, voglio dire, delle prescrizioni che ci viene data dalla disciplina che ci consente di rispettare il diritto della persona e al tempo stesso il diritto del titolare a effettuare dei trattamenti per sicurezza urbana oppure anche da parte di privati per tutela del patrimonio, esigenze organizzative oppure per sicurezza del lavoro. Ma quando io svolgo la valutazione di impatto privacy, devo partire da questi concetti base per poi iniziarli a declinare. E allora la domanda viene spontanea: ma cosa deve contenere? E soprattutto, che differenza c'è tra il regolamento europeo e il decreto legislativo 23 sui trattamenti di polizia? Ho voluto mettere a confronto per dimostrarvi come non si dice nulla di tanto diverso. Alla fine lo vediamo, i principi sono sempre ispirati al principio dell'accountability. Se guardiamo il GDPR, cioè il regolamento europeo, all'articolo 35 ci dice: beh, prima ci deve essere una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento.
compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento. L'articolo 23 sui trattamenti di polizia, beh, essendo già trattamenti abbastanza definiti, perché sono definiti dalla legge, questo è molto importante. Qui la legge, governa questo settore, un soggetto pubblico, un soggetto istituzionale può fare quello che fa perché alla base c'è una fonte normativa che lo investe di quel potere. E infatti ci dice semplicemente: fammi una descrizione generale dei trattamenti previsti. Il mio progetto di videosorveglianza prevede la lettura targhe, guarda, noi come polizia locale lo utilizzeremo per accedere alla banca dati, per poter consultare ad esempio le targhe per verificare il rispetto dell'assicurazione, o comunque verificare il rispetto di norme previste dal codice della strada, mentre nel nostro, diciamo, progetto è previsto anche l'interrogazione da parte delle forze di polizia a competenza generale per le loro finalità istituzionali, come indicate nelle schede famose dei decreti ministeriali. E quindi mi dice: fai una descrizione generale dei trattamenti previsti, però parti dai trattamenti. Uno degli aspetti importanti quando si presenta un progetto è: sì, parlo del progetto, ma aspetta, l'atto privacy. Iniziamo a dire questo progetto quali trattamenti comporta. E poi ci dice una valutazione, guardiamo l'articolo 35, una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità. E il da una parte ci dice di valutare il principio di necessità, il principio di proporzionalità, dall'altro ci dice rispetto alle norme del decreto legislativo 51-2018, ma ho riportato un inciso, se andiamo a prendere l'articolo 3, parla proprio anche di necessità e proporzionalità. Quindi diciamo che sotto questo profilo non sta dicendo niente di nuovo. L'unico aspetto è che lo devo sempre declinare al trattamento che svolgo, e nelle premesse qui dovrò dire: io svolgo questo trattamento perché sono investito da questa norma che mi dà questo potere per fare questa attività. Una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. E guardate, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, qui praticamente è identica. La valutazione del rischio è elemento comune sia nel GDPR sia nel decreto legislativo 51-2018, è fondamentale per dimostrare proprio l'accountability. Noi sappiamo che nella pubblica amministrazione c'è l'obbligo delle misure agili, è un buon punto di partenza. Se si va a interfacciare con i server e i sistemi già del comune o della pubblica amministrazione. E quindi nel mio progetto dovrò consultarmi con il responsabile dell'ufficio CED, che sappiamo che per legge ha l'obbligo di firmare annualmente, digitalmente, queste schede AGID. E sappiamo che queste schede AGID hanno anche un pregio: mi aiutano a definire quel livello minimo di sicurezza di un'infrastruttura pubblica. Sono divise in tre livelli, prevedono un livello M, minimo, S, standard, A, avanzato. E la normativa AGID dice: tu, pubblica amministrazione, non puoi scendere sotto all'M, al minimo. È utile anche a livello privacy per iniziare a parlare di accountability. Perché a differenza del passato, cioè fino al 25 maggio 2018, ora non c'è più l'allegato B al codice privacy sulle misure minime di sicurezza. Oggi io devo dimostrarne l'adeguatezza delle misure e quindi quando posso dire che sono adeguate rispetto a un minimo? Beh, ecco che nella pubblica amministrazione abbiamo questo riferimento che ai fini della disciplina sulla responsabilità derivante dalla protezione dei dati è molto ma molto utile e da prendere anche in considerazione, può anche integrarsi e potrebbe entrare a far parte anche di questo progetto sulla videosorveglianza. E poi l'ultimo punto ci dice: le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
e nell'articolo 23 del 51-2018 le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali. Ora che abbiamo compreso quelli che sono i vari principi, cerchiamo di dare qualche risposta, di entrare un attimino nel cuore del nostro discorso. La videosorveglianza urbana integrata, che cos'è? La definizione ci viene data dall'articolo 1,2 del decreto legge 14-2017, cioè si intende l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome, dagli enti locali, al fine di concorrere ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali. Non ho il tempo per commentare questa definizione, ma già potete trovare già quanto abbiamo detto fino ad ora, e cioè comunque richiede un lavoro integrato delle varie forze di polizia nel rispetto però ciascuna delle proprie competenze. Ed è ciò che le linee guida del 24 gennaio 2018 hanno rimarcato. È bello leggere in queste linee generali, dove si dice che occorre tenere presente che i sistemi di videosorveglianza attivati dalle forze di polizia rispondono alle finalità di prevenzione generale dei reati e di salvaguardia della sicurezza pubblica. Essi pertanto sono utilizzabili per finalità di contrasto a fenomeni delittuosi o di prevenzione delle possibili turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, di esclusiva competenza statale, che esorbitano l'ambito della sicurezza urbana, come definito dall'articolo 4 del decreto legge numero 14-2018. Tenuto conto di ciò, l'utilizzazione in comune dei sistemi dovrà avvenire in ossequio al principio del rispetto delle rispettive competenze, in più momenti ribadito dal decreto legge, e a quelli di pertinenza e non eccedenza, dei trattamenti dei dati personali rispetto ai compiti istituzionali assegnati, sanciti dal ricordato codice della privacy. In sede di applicazione pratica, l'utilizzazione in comune degli apparati di videosorveglianza e quindi delle immagini riprese avverrà in maniera selettiva, garantendo alla polizia locale di disporre degli apparati delle forze di polizia dislocati nelle aree urbane dove si presentano i fenomeni rilevanti per la sicurezza urbana o che comunque appaiono di interesse per l'assolvimento degli specifici compiti istituzionali demandati alle stesse polizie locali. Con la stessa logica saranno individuati gli apparati di videosorveglianza attivati dagli enti locali rilevanti per le attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica riservate alle forze di polizia. E quindi polizia locale e forze di polizia, abbiamo visto le normative di riferimento, quando vado a realizzare il mio progetto anche di videosorveglianza urbana, dovrò tenere ben presente questa summa divisio, e cioè se la finalità è la sicurezza urbana, devo ricordarmi di applicare questo provvedimento dell'8 aprile 2010 e di coordinarlo con la nuova normativa. Se si tratta di un trattamento per finalità di polizia in senso stretto, come abbiamo visto, si deve applicare ai fini privacy questo decreto legislativo che ha abrogato, per intendersi, il famoso articolo 53 del codice privacy. Ecco quindi che le linee generali che abbiamo visto poco fa, che ci danno queste indicazioni, ci dicono come muoverci, sono state poi precisate dalle linee guida del luglio 2018 e le quali ci dicono che i trattamenti di dati devono essere ammessi solo nei casi e per le finalità stabilite da specifica disposizione di legge. Ecco quindi che quando io svilupperò i trattamenti dovrò essere preciso a dire qual è la fonte normativa che legittima questo trattamento? Perché sto in quel momento affrontando nella mia valutazione d'impatto il primo dei principi che abbiamo visto in quella slide precedente sul principio di liceità. Ho voluto prendere una tipologia di trattamento che è la lettura targhe. E insieme a voi, velocemente, voglio vedere e condividere una casistica pratica e un modo di ragionare che in passato è stato anche, come dire, travisato. E cioè la lettura targa l'integrazione con il famoso CED di Napoli. Secondo questa circolare ministeriale del 2017, il riversamento dei dati delle targhe acquisiti dalle telecamere comunali alla banca dati del CED di Napoli
essendo finalizzato ad attività di sicurezza pubblica, deve essere interconnesso in maniera tale che il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica possa verificare la sussistenza dei profili autorizzativi delle forze di polizia a competenza generale delle polizie locali. Lo dicevo poco fa, nel momento in cui io per la videosorveglianza urbana integrata ho sviluppato un progetto tecnico, devo sviluppare la valutazione di impatto privacy, analizzo i trattamenti e ai fini del 51-2018 dovrò per i singoli trattamenti proprio specificare i profili autorizzativi di chi accede a quelle banche dati. Questo proprio per via delle loro diverse competenze istituzionali. E guardiamo cosa ci dice, e questo riguarda la stessa polizia locale, il provvedimento 8 aprile 2010. Beh, afferma che nei casi di nell'attività di videosorveglianza, nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati si è limitato ai 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. Di sicuro, quando nella mia valutazione di impatto privacy dovrò toccare il tema e il principio di minimizzazione dei dati e quindi come lo sto rispettando, dovrò fare riferimento, laddove c'è un trattamento di dati per finalità di sicurezza urbana, una configurazione by default del sistema che rispetti questo principio, fatte salve però speciali esigenze di ulteriore conservazione. Cerchiamo ora di capire a cosa si riferisce quell'inciso della normativa già del 2010. Lo specifica poco dopo. In tema di videosorveglianza, il quale dice: ne segue che si rende necessario richiedere una verifica preliminare. Siamo ovviamente all'epoca in cui c'era la verifica preliminare. Nel caso di allungamento dei tempi di conservazione dei dati e delle immagini registrate oltre il previsto termine massimo di 7 giorni, derivante da speciali esigenze di ulteriore conservazione, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione all'attività investigativa effettiva in corso. Già dal 2010 con questo provvedimento era chiaro un concetto: se io polizia urbana ho queste immagini perché sto conservando queste targhe per finalità di sicurezza urbana, mi giunge una richiesta da parte dei carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, insomma da una forza di polizia a competenza generale, di dire: guarda, sto effettuando un'attività investigativa, tieni le immagini, è possibile conservarle oltre il termine dei 7 giorni. La stessa ANCI intervenne precisandolo questo concetto, perché furono diverse le istanze rivolte all'autorità di chiarimento sul punto, e l'ANCI stessa ha avuto modo di precisare, appare opportuno precisare, che non deve essere sottoposto ad una verifica preliminare del garante l'esigenza di conservare le immagini anche oltre il periodo di una settimana sopra indicato, qualora intervenga una specifica richiesta in tal senso all'autorità giudiziaria di polizia giudiziaria, un'attività investigativa in corso. C'è un caso che ho già riportato anche in altri convegni, ma che aiuta a capire il ragionamento che stiamo sviluppando, e aiuta anche a capire sempre il principio dell'accountability. Il tema è: ma la polizia locale può conservare oltre i 7 giorni le immagini delle targhe dei veicoli per eventuali esigenze? Questa vicenda, di cui ora avete già compreso e già avrete in mente la risposta, è nata su una istanza da parte di una polizia municipale di un comune all'autorità garante, dove gli scrive dicendogli: siccome ci giungono richieste da parte delle forze di polizia a competenza generale, magari trascorsi 2 settimane, 3 settimane, 1 mese, eccetera, e noi i dati li abbiamo già cancellati, volevamo sapere, autorità garante, se possiamo conservare queste immagini per eventuali, per 60 giorni chiedono, per eventuali richieste delle forze di polizia a competenza generale. L'autorità garante come gli ha risposto? Applicando quello che avete visto poco fa, il paragrafo 3.4, ecco che allora già state iniziando a comprendere un dettaglio. Se faccio un progetto di videosorveglianza urbana integrata, a parte che ho il dovere e l'obbligo, ma devo anche chiamare al tavolo il responsabile protezione dati di quel comune,
di quella struttura, di quell'ente. Perché? Perché ci deve essere fatta una valutazione complessiva della disciplina. E il garante dice, valutato che il paragrafo 3.4 del provvedimento generale in materia di videosorveglianza prevede che i comuni, in caso di videosorveglianza finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, possono conservare i dati nel termine massimo di 7 giorni successivi alla rilevazione delle immagini e che in caso di effettive ed eccezionali esigenze di ulteriore conservazione devono inoltrare al garante una richiesta di verifica preliminare adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. È quindi evidente che conclude dicendo che con riferimento al caso di specie, lo stesso provvedimento dell'8 aprile 2010 sulla videosorveglianza consente un prolungamento del termine di conservazione delle immagini anche in presenza di richieste della polizia giudiziaria motivate però in relazione a specifiche puntuali attività investigative in corso, dovendosi escludere una preventiva e generalizzata conservazione ultrasettimanale per esigenze solo eventuali. Quindi cosa significa in concreto? Significa che nel mio progetto videosorveglianza integrata dovrò tenere conto di tutti questi principi e anche quindi delle modalità di integrazione con le forze di polizia a competenza generale. Questi principi, andando via un pochino veloce, che il tempo sta arrivando alla scadenza, vediamo come questo modo di ragionare, che è un modo di ragionare che deve informare gli attori principali in questo settore, può essere applicato quindi all'emergenza coronavirus e quindi come si devono applicare questi principi, ad esempio, alle riprese fatte con i droni. Abbiamo visto inizialmente in quella slide, no? Abbiamo detto droni utilizzati per controllare le persone, gli assembramenti, eccetera. Cosa ha detto il garante a riguardo? Ha ragionato sul principio di proporzionalità e avete visto che si sta parlando di uno dei principi fondamentali richiamati anche dal decreto legislativo 51-2018. E quindi un qualche cosa che riguarda moltissimo anche la pubblica amministrazione, la stessa polizia locale, le stesse forze di polizia. E il garante che cosa ha fatto? In un'audizione formale, il presidente dell'autorità garante ha bocciato l'uso dei droni, ritenendo che l'impiego di questa tecnologia violi il canone di proporzionalità. Una misura, ha spiegato il presidente, troppo invasiva se usata per identificare le persone e verificarne il rispetto degli obblighi di permanenza domiciliare. Non è invece da escludersi l'uso dei droni per la mera verifica di assembramenti impersonali. Quindi cosa significa? Non si boccia la tecnologia, assolutamente, ma deve essere fatta una valutazione, un bilanciamento degli interessi. Se io, polizia locale, utilizzo i droni per verificare che c'è un assembramento dall'alto, no? Di persone è sufficiente per far scattare un'allerta alla pattuglia e far intervenire le forze dell'ordine a prendere, diciamo, le dovute iniziative. Non ho necessità di acquisire delle banche dati di immagini dettagliate, non c'è una finalità di ricerca di qualcuno. E quindi il principio di proporzionalità sostanzialmente dice tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone, avendo cura di utilizzare sui dati che ti servono. A te serve vedere un assembramento, è sufficiente che tu vedi che c'è un gruppo di persone, non hai necessità di procedere a un'identificazione, non esiste una norma in tal senso. E quindi dice l'autorità, la configurazione del sistema sull'uso dei droni è corretta se tiene conto di questa caratteristica. Un'altra situazione, un'altra applicazione dei principi privacy alle riprese effettuate con telecamere urbane. Qui ho preso spunto, perché ne hanno già trattato, da un articolo comparso online, dove un comune in Italia ha utilizzato la tecnologia delle telecamere di sicurezza urbana
aiutare le persone a non fare la fila davanti ai supermercati, tanto per intendersi. E hanno utilizzato un accorgimento in cui queste immagini venivano rese pubbliche, ma sgranate, sostanzialmente con una bassa risoluzione, in maniera tale come fossero delle webcam per finalità turistiche, per intenderci. Sappiamo tutti che un'attività turistica, che fosse l'albergo in montagna o al mare, che vuole far vedere quanto è bello il proprio luogo, può utilizzare e diffondere immagini a condizione che rispetti quanto è previsto dal provvedimento 8 aprile 2010 sul fatto che queste immagini non devono essere particolarmente dettagliate. E quindi arrivo alla conclusione. Ho iniziato citando il professor Pizzetti sulla concetto di privacy, su come oggettivamente non è in contrasto la normativa con l'utilizzo della tecnologia, ma va fatta cum grano salis e con una certa attenzione. E il presidente Soro, in una intervista, ha avuto modo di dire che non è vero che la privacy è il lusso che non possiamo permetterci in questo tempo difficile, perché essa consente tutto ciò che è ragionevole, opportuno e consigliabile fare per sconfiggere il coronavirus. La chiave nella proporzionalità, lungimiranza e ragionevolezza dell'intervento, oltre che nella sua temporaneità. Quello che io voglio richiamare è questo concetto di proporzionalità per dire che in tema di videosorveglianza urbana, anche col decreto legislativo 51-2018, anche nei trattamenti di finalità di polizia, anche con soggetti istituzionali che possono fare tante cose, c'è sempre da fare un'attività, quando si usa una tecnologia particolarmente, diciamo, invasiva dei diritti e della libertà fondamentale della persona, che è la valutazione di impatto privacy. Valutazione di impatto privacy da condurre in maniera scientifica e in maniera tale da produrre una documentazione che consenta di esibire all'autorità garante e dimostrare il rispetto del principio dell'accountability. E io direi che con questo ho finito. Marco, buongiorno. Beh, devo dire esaustivo e dire poco, come sempre. Tu riesci in pochissimo, pochissimo tempo davvero a trattare una quantità di temi incredibili. Ci chiediamo anche se tu viva di respirazione continua o se tu prenda fiato ogni tanto, tema che tra l'altro si pongono anche molte persone che conoscono me. E quello che volevo dire, cioè miliardi gli spunti che veramente ho estratto dalla tua lunga relazione. Sicuramente i più intriganti sono quelli che riguardano i droni. Un drone è tra l'altro un settore, un segmento industriale che non è mai decollato in Italia in particolare, ma in generale in Europa, proprio per delle normative molto stringenti per quanto riguarda il tema privacy. In qualche modo è stato sdoganato, quindi sempre con quel cardine, quella linea guida che lo satura, che è il principio di proporzionalità. Quindi eccedono se si identifica la persona, ma se si identifica, se si vede che c'è un assembramento, un gruppo di persone non individuate specificatamente, funziona. E questo potrebbe anche essere l'impulso a un mercato che problemi ne ha avuti. Un altro molto interessante, devo dire, è quello che dice Soro, che secondo me è sempre comunque un faro nella notte, che dice la privacy non è un lusso, quindi vorrei anche rassicurare l'ingegner Mancini che si era posto il problema, ma non andremo a scardinare dei principi che sono costituzionali, dei diritti fondamentali, non andremo a rendere pubblici dei temi sensibili, no. La privacy non è un lusso, però va proporzionata. E poi c'è anche questo aspetto della temporaneità che tu hai più volte sottolineato, cioè viviamo uno stato di emergenza che è stato prorogato, quindi vedremo anche un po' come cambiano, come evolvono le cose. Siamo qua tutti in attesa di vedere anche come progredirà il contagio, o come si spera non progredirà il contagio. Certamente il momento scolastico dell'apertura delle scuole è un momento critico. Molto interessante anche il fatto che ci hai spiegato a tutti quanti che la valutazione di impatto privacy, soprattutto ai tempi del coronavirus, non è avulsa da ogni così, una cosa astratta in cui uno deve mettersi della creatività, è in realtà una valutazione scientifica, quindi si seguono dei parametri e c'è un metodo da seguire. Direi che per tutti quelli che fanno il tuo lavoro o di più, insomma, tutti quelli che si interessano di privacy, quindi anche tutto il comparto della sicurezza che volentieri è interessato al tema privacy e come, anche in maniera molto ficcante,
si tratta di un momento sfidante, ma anche di un momento affascinante, insomma, sicuramente de jure condendo su tante cose. Quindi l'aggiornamento, non dico quotidiano, però costante, è oggi un must. Per quanto riguarda gli ascoltatori, dico che già l'avvocato Soffentini, nostro grande cavallo di battaglia, tornerà alle 12.45 con un intervento diviso in due parti, quindi una parte di speech e quindi frontale e poi 15 minuti per le domande dal pubblico. Le domande possono essere inviate usando il pulsante che vedete nella schermata, naturalmente dovremo selezionarle perché abbiamo davvero un appartamento molto ampio di visitatori, verranno selezionati dal nostro comitato scientifico e cercheremo di dare risposta nell'ultimo quarto d'ora a quelle che sono le domande più di interesse comune. Il secondo quindi intervento dell'avvocato sarà più invece ritagliato non sul tema della videosorveglianza urbana, ma su quello che è cambiato nella videosorveglianza a seguito anche del Covid, per però il mondo nostro ficcante degli installatori, progettisti e sistemi integrator.